La manovra rispetta tutte le regole dell'Unione Europea, forte del sostegno americano alle politiche economiche espansive. Matteo Renzi difende la legge di stabilità dopo i dubbi sollevati da Bruxelles. Oltre che andare su Marte, l'Europa deve andare anche nelle periferie, deve andare nelle sacche di sofferenza sociale che ci sono, e in queste realtà è inutile continuare con una politica di austerity che ha già fatto sufficienti danni. Ma per l'Europa la manovra così com'è non va bene, per il deficit troppo elevato e perché non tutte le coperture indicate nella legge di stabilità sarebbero convincenti, almeno ad una prima lettura. L'Unione contesta anche la rottamazione di Equitalia e di parte delle cartelle, in quanto l'Italia non può decidere di eliminare pagamenti dovuti dai contribuenti a fini comunitari. Tutte scelte che invece Palazzo Chigi difende, in quanto le misure intraprese sono necessarie per affrontare l'emergenza del terremoto di Amatrice e la gestione dei migranti. Nel pomeriggio, nel Consiglio europeo, previsto il primo faccia a faccia tra Renzi e Juncker. A quel punto si farà chiarezza sulla reazione di Bruxelles, se inviare o meno una lettera di richiesta di chiarimenti, primo passo verso una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Politica economica quella del governo, che si intreccia con la campagna referendaria. È arrivata pochi minuti fa la decisione del TAR del Lazio, che ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso sul quesito referendario presentato da Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana.